E ci spostiamo ad Augusta, dove in vista dell'esercitazione aeronavale alla base NATO protestano gli ambientalisti per l'assenza di un piano d'emergenza aggiornato ed esteso al pubblico. Il servizio è di Roberta Marilli. Esercitazioni antisommergibili al largo del porto di Augusta. Le immagini caricate sul canale ufficiale YouTube della NATO si riferiscono all'edizione 2016 di Dynamic Manta. Quest'anno, a partire da lunedì prossimo, 10 paesi coinvolti, tra i quali Francia, Spagna e Turchia, chiedono al prefetto di Siracusa e alle autorità marittime di vietare l'ingresso in porto e le attività entro 12 miglia dalla costa ai sottomarini a propulsione nucleare. L'anno scorso erano due, uno francese e l'altro americano, associazioni pacifiste e ambientaliste. Manca un piano per la sicurezza esterna in caso di emergenza accessibile al pubblico, hanno denunciato anche con un esposto in procura a Siracusa. Per esempio a Toulon, uno dei porti nucleari in Francia, il sito della prefettura pubblica i piani di emergenza, le scuole hanno tutto un dispositivo di emergenza, fanno delle esercitazioni ogni anno, che poi è quello che prevede la direttiva europea. La prefettura è l'ente competente alla pianificazione d'emergenza. Al fianco dei pacifisti il comitato Stop Veleni, che si batte per la salute degli abitanti dei territori attorno al petrolchimico. Perché andare a portare dei rischi per la popolazione ulteriori a quelli che già ha questa zona? Perché ricordo che appunto è ritenuta una zona di alto rischio di appunto incidenti a livello industriale e anche diciamo a un rischio sismico. Quest'anno i comuni di Augusta, Melilli, Priolo e Siracusa si sono dotati di particolari piani di emergenza. È una caccia tra sottomarini e questo in un Mediterraneo che dal nostro punto di vista deve essere luogo di pace, di accoglienza, è assolutamente inaccettabile. Il 9 marzo è previsto un presidio di protesta davanti alla prefettura a Siracusa.